Allora, rieccomi di nuovo qua per un altro video perché mi ha appena chiamato il mio moroso, finalmente con una bella notizia, in questo periodo un po' di cacchina, dicendomi che il piastrellista viene già oggi. Doveva venire domani, anticipato di un giorno. Sono contenta perché è da un mese che sono accampata qua nello studio, che più che uno studio ormai sembra veramente una bidonville. E quindi poi finalmente martedì arriverà sta beata cucina e se Dio vuole riuscirò a combinare qualcosa e a rimettere un po' in sesto casa mia. Come vedete, ho provato il Kiss Me Stupid che vi ho recensito prima, però non mi avvicino perché sono in uno stato pietoso, è da 15-20 giorni che non riesco più a prendermi cura della mia persona perché con tutte queste cose, cioè, insomma, cambiare cucina è un po' come fare i traslochi. E quindi peli nelle gambe, peli nel naso, baffi, sopracciglia, tutto un disastro, tutto un casino. E sono la cosa più vicina alla donna scimmia, però vabbè, pazienza, avevo altre priorità. E quindi sono anche contenta che arrivi il piastrellista. Così io posso portarmi avanti con un altro lavoro che devo fare, cioè dare il bianco dopo che il signore mi mette le piastrelle e riesco già ad anticipare dei lavoretti, che quindi è cosa buona e giusta. E poi quando riuscirò finalmente ad avere la mia cucina, potrò smaltire un bel po' di scatoloni di porcate varie che c'è in giro, ammucchiate come se non ci fosse un domani, come un magazzino abbandonato. Così, inizierò di nuovo a sentirmi meno con l'acqua alla gola e potrò anche dedicare forse una giornata a me, perché ne ho veramente bisogno, devo farmi la barba, però come sapete, io mi faccio la barba col Silky Peel, ve l'ho fatto vedere, non è che è nascosta. Se preferite chiamatela peluria, sempre di barba si tratta. E poi vorrei farmi qualche maschera, ricominciare con la tretinoina, con la mia skincare quotidiana, perché devo dire, sono stata fortunata, nonostante siano 20 giorni che non mi occupo più di me in modo un po' più, come si dice, regolare. La carcassa ha quasi tenuto il colpo, insomma, pensavo andasse peggio, invece devo dire che è andata bene. Niente, queste erano le ultime novità. Adesso, una volta che il piastrellista avrà incollato tutto cosa, vi mostrerò il lavoro fatto e finito. Ciao!